Buongiorno, buon sabato a tutti, benvenuti alla diretta della prova del cuoco, anzi mia, di Elisa Isoardi, e anche di sabato ci siamo, oggi con due belle sorprese, come avete letto ieri nelle stories. Io ancora sto cercando l'inquadratura per essere un attimino ok, presentabile, e ci sarà Fabrizio Nonis con un buonissimo pollo, come fa lui perché è l'esperto di carni, lo sapete, e Sergio Barzetti dalla sua casa e dal suo ristorante naturalmente, e quindi usciremo come abbiamo fatto ieri anche con Luisa Anna Messeri. Mi vedete così colorata perché oggi è il primo giorno di primavera, e truccata perché le donne ogni tanto, anzi soprattutto in questo periodo, dovrebbero prendersi anche un pochino di tempo per loro e quindi per se stesse, quindi perché no a truccarsi. E oggi abbiamo due maschi, quindi ieri era con due ragazze, Luisa Anna e Natalia Catterani, e io ieri sera ho postato appunto la storia per presentare la giornata di oggi, la diretta di oggi con Nonis e con Barzetti, con un sottofondo musicale degli U2, di Bono degli U2, e l'ho fatto non per caso, perché mi è piaciuta molto l'iniziativa, ve la cerco un attimo perché me la sono segnata. L'iniziativa di Bono degli U2, che da Dublino, dall'Irlanda appunto, cantava una canzone per l'Italia, di solidarietà per tutti noi. E stamattina ancora qui a Roma, nel mio quartiere, si sono sentiti canti, eccetera, tantissima solidarietà. Ed è stato un gesto stupendo. Let your love, no, allora praticamente fai sì che il tuo amore si possa sentire, ecco, let your love be know. Ed è una canzone molto bella e di solidarietà. Tutto questo non fa che paradossalmente accorciare anche un po' le distanze con tutti, perché in questo momento siamo tutti uguali, e fa molto piacere perché ci si sente vicini, anche se fisicamente si è lontani. Allora io saluto tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento, saluto appunto Bernie, Jessica, poi Lorenzo, poi Christian, ciao Elisa, un saluto, poi Saccone, poi vabbè, siete in tantissimi, fatemi domande e fatele soprattutto sulle ricette. Poi alla fine, ve lo ricordo sempre, ci saranno le ricette sulla mia storia su Instagram, e perché no, mandatemi anche le foto naturalmente delle vostre ricette, quelle che rifate a casa. Io ieri a pranzo ho fatto proprio la ricetta dell'altro ieri di Natale Giunta. Allora ci siamo, avete visto la conferenza stampa di Borrelli? Anche questa molto molto importante e curiosa, perché poi diciamo sono uscite 7 nuove regole, tanto per tenerci informati, perché non fa mai male prendere i giornali, soprattutto in questo periodo, regole per un sacco di cose. Allora intanto restano aperti nel fine settimana sia i centri commerciali che gli alimentari e il resto dei negozi, quelli utili diciamo, che possono permettersi di rimanere aperti, perché Conte ha dichiarato questo, e senza diciamo restrizioni regionali, quindi in tutta Italia. L'altra cosa diciamo che mi ha colpito è il limite delle passeggiate di tempo e di distanza, quindi anche chi ha il cane, perché lo dico perché io ho Zenith, non può più andare nei parchi diciamo dove ci sono appunto, dove si aggregano i cani, dove si incontrano i cagnolini, ma deve rimanere vicino a casa, diciamo a pochi metri da casa, e questa è una cosa molto importante. Ci sarà l'esercito poi in strada e naturalmente le forze dell'ordine per controllare tutto ciò, quindi attenzione anche ad andare in macchina senza certificazione, autocertificazione, e sì, se non ce l'avete ve la danno diciamo le pattuglie che vi fermano, però dovete comunque avere un motivo valido e veritiero. E l'altra cosa sullo sport, sulla corsa, anche perché in questo periodo ecco, la scusa principale per uscire è giornale oppure cane o farmacia o sport, anche per chi non l'ha mai fatto, e invece vedevamo tante persone correre nei servizi a Milano, lontani da casa, invece anche lì bisogna rimanere
diciamo nell'ambito della palazzina, dell'abitazione. Leggetele perché sono molto importanti e poi ci sono delle multe salatissime. Allora, detto questo, un po' di aggiornamenti non fanno mai male, no? Anche il sabato mattina magari qualcuno mi si è svegliato proprio in questo momento perché dorme un po' di più e quindi noi ci siamo. Intanto saluto ancora Giuseppe Ruffo, Claudio Scarponi, grazie perché siete veramente in tantissimi tutti i giorni. Diamo un sorriso, c'è anche nella canzone, in questa canzone magnifica di Bono, stasera la pubblico, che dice appunto che con il sorriso si può stare anche vicini da lontano. E a proposito di sorriso, uno che ce l'ha, un sorriso uno dei più belli della prova del cuoco, a parte Ginevra Antonini naturalmente, che è la nostra chef, è quello di Barzetti. Vediamo un po' se Sergio Barzetti c'è con noi, per noi, eccolo, vado, avvio. Verrà anche Fabrizio Nonis. Allora, Sergio, ci sei? Siamo Sergio. E io non ti vedo, ma ti sento, che è già una grande cosa, però. Come stai? Vediamo, Intanto io, guarda, faccio una cosa saggia. Attacco il telefono perché vedo che c'è poca batteria, non mi ricordo mai di caricarlo. E anche stanotte ho fatto così. Allora, ci sono. E magari facilita la connessione, non lo so, che ci raccoglierà, ma non lo so che sorpresa ci porta. Trasmetti in diretta con, aggiungi, Sergio Barzett. Si sente, ti sento fortissimo. Intanto Francesco Pozzolino, Luisanna Mesari che ride, che te ridi Luisanna, ieri è stata favolosa, ci ha spiegato dei sali per insaporire l'arrosto. Se mi ha mandato la richiesta, ci siamo, trasmettete con. Allora, vediamo Fabrizio Nonis, salutiamolo intanto che Sergio mi manda la richiesta, se c'è. Fabris? Non mi dite audio, video. Allora, ci siamo, vediamo se Sergio c'è in onda e in linea. Non lo so, però questa piattaforma è stupenda, nel senso che è molto snella, veloce. E devo dire che anche Bono degli U2 ha trasmesso la sua diciamo canzone, quella per l'Italia, attraverso Instagram, quindi vedete, è una piattaforma che arriva direttamente alle persone. Però io ho perso Sergio Barzetti. Allora, ci siamo, ogni tanto c'è dei problemi, però ci siamo, è sempre quello. Provo a andare, no. E in cucina magari dentro, tu dove sei adesso? Descrivici così. Hai proprio. Come facciamo? Facciamo una cosa radiofonica? Vi faccerò, penso, immagino. È andato via. Sergio Barzetti non c'è più. Va bene, allora facciamo così, proviamo a collegarci lunedì con Sergio. Ci sono dei problemini, giustamente oggi saranno tutti su Instagram, anche un po' a parlare con i propri familiari, perché così anche mancano se non si è vicino a loro. E quindi saluto la mia mamma che è in Piemonte e soprattutto vi do l'appuntamento anche a domani, perché avremo il mitico Salderiso, il maestro della pasticceria proprio italiana e mondiale, perché lui è campione mondiale di panettone. Non soltanto, ci sono un po' di problemi oggi nel collegamento, perché non riesco neanche a riprendere, scusatemi, a riprendere Nonis. Adesso sono caduti tutti, intanto vi saluto, dai. Ciao ad Antonella, siete in tantissimi sempre, infatti vi ringrazio. Allora, riprendiamo Sergio Barzetti in attesa, niente, mi fa delle sorprese. mi sta uscendo Sergio Barzetti sempre. Si è impallato, si dice in italiano, sì. Vai. No! Allora, facciamo una cosa. Mi ricollego tra 5 secondi, vale? Vale? E intanto Simone, è mezz'ora che scrivo. No, quella roba lì non la so fare. Allora, vi sto leggendo. Fabrizio Nonis, se mi senti, manda un segnale, ma soprattutto la richiesta. Quando torni in TV, queste sono le vostre domande, e questa è di Marvino02. Non lo so, non lo sappiamo ancora, anche perché, come avete visto, Conte ha prorogato anche, diciamo, il ritorno delle scuole. Era per zia il
Per i primi di aprile invece mi sa che andrà fino a settembre, avevo detto fino a maggio. Io ho la zia che praticamente mi fa da rassegna stampa e purtroppo è così, e allora anche noi dobbiamo astenerci comunque all'andare in diretta per rispettare le regole. Dobbiamo farlo tutti, rimaniamo in casa, mi raccomando, se non strettamente necessario usciamo, e in questo momento provo a ricollegarmi, dai ragazzi, speriamo. No, perché c'è Sergio Barzetti che praticamente ha monopolizzato tutta la linea. E allora che cosa vi dico? Vi dico che oggi cucinerò e posterò i carciofi ripieni. Ieri sera poi con i gamberi avanzati dalla pasta ho fatto un'insalata strepitosa, provate a farla, di carciofi crudi e gobbetti saltati solo così, marinati prima con olio, sale e aglio, che sono stupendi. I carciofi sono ancora del periodo e con le foglie, fate un decotto che è stupendo, è epatoprotettore, se si dice così. E poi con il restante ho fatto due carciofi alla romana, ne avevo sei di carciofi, quindi li ho fatti tutti alla romana, alla romanesca, con la nepitella, che è la mentuccia, e l'aglio e l'olio, aggiungendo un po' d'acqua, come mi hanno insegnato la parola del cuoco. E poi adesso ce li ho scavati, pronti per essere riempiti con un po' di salsiccia, e vado a rivedere la ricetta della spisni, poi la posto come ho fatto ieri. Riproviamo, magari questa è la volta buona. No, siamo un pochino impallati. Allora ragazzi, io provo ad andare e tornare, ok? Non stavo dicendo, io ce l'ho tutte le tacche, zia, che sta qua, come vieni, dai, che salutiamo tutti. Sei vestita da primavera? Guarda che bella, mo arriva. Allora, vado su Fabrizio Nonis che ci insegna tra pochissimo a fare i petti di pollo. Vediamo se c'è. Vai, c'è. Andiamo.